I liberaldemocratici hanno trionfato alle elezioni legislative in Giappone, ottenendo insieme ai loro alleati la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento. Dopo la sconfitta del 2009, l'ex premier Shinzo Abe si è conquistato una seconda chance di guidare il paese, facendo leva sul sentimento nazionalistico e promettendo una ricetta radicale per ridare fiato all'economia. Molti elettori sperano di vedere aumentare i propri stipendi, ha detto. I giovani guardano con preoccupazione al loro futuro professionale. La nostra priorità sarà quindi la ripresa economica. Severo il giudizio delle urne sui democratici del premier uscente Yoshihiko Noda, che ha annunciato l'intenzione di dimettersi dalla guida del partito. Al governo da appena 3 anni ha pagato gli errori nella gestione dell'emergenza seguita allo tsunami del marzo 2011 e l'impopolarità di una misura come il raddoppio graduale dell'IVA. I liberaldemocratici hanno promesso di aumentare la spesa pubblica per sostenere l'economia, a dispetto di un debito che è già al 230% del PIL. Si sono anche impegnati a incoraggiare una politica monetaria antideflazione da parte della Banca del Giappone.